Bentornati alla macchina del tempo. La nostra solita maratona nel mondo delle console si chiude con la PlayStation 2, la quale offre una lista di uscite numericamente più che soddisfacente, ma con poche unità realmente interessanti. Shifters of Might and Magic potrebbe anche essere di notevole potenziale, chiaramente ereditato dal glorioso passato della saga, ma fa di tutto per sperperarlo. Premettiamo che il suo publisher, la 3DO, versava in condizioni economiche drammatiche, che si sarebbero tradotte in pochi mesi in bancarotta, ed ogni gioco lanciato sembrava un tentativo disperato per monetizzare con pochissimi investimenti. Tecnicamente questo Shifters è estremamente modesto, ed il gameplay palesa una totale mancanza di ottimizzazione che annienta le pur buone idee derivanti dalla capacità del personaggio di mutare forma in molte occasioni. È il seguito diretto di Warriors of Might and Magic e bisogna ammettere che lo migliora su diversi fronti. I difetti rimangono evidentissimi, ma a qualcuno piace. Tommy Lee Jones e Will Smith sono di nuovo al cinema con un'altra pellicola dagli incassi superlativi, Men in Black 2, che si becca anche il suo doveroso tie-in per la PlayStation 2, che verrà successivamente convertito sul GameCube. L'infame tradizione degli adattamenti da cinema mantiene basse le aspettative, per cui il titolo riesce a deludere solo marginalmente. È uno sparatutto di difficoltà medio-bassa e caratterizzato da livelli senza acuti, con momenti interessanti solo in occasione dei boss. Il reparto tecnico, come era prevedibile, non si distingue per grandi meriti, ma questa uscita targata Infogrames ha l'innegabile merito di arrivare nei negozi a prezzo ridotto, rendendosi appetibile almeno per i fan intenzionati ad accaparrarsi tutto il riguardante Men in Black. Sulla prima PlayStation, la Acquire si è fatta molto apprezzare grazie alla serie di Tenchu, ma ha dovuto abbandonare la sua saga nella nuova generazione, passando il testimone a terzi. Negli studi, però, prende vita un'altra serie che sarà capace di creare una discreta fanbase, quella di Way of the Samurai. Niente più ninja, piuttosto un samurai che intorno alla fine del 1800, al tramonto degli uomini della sua arte, va a vivere in un piccolo villaggio nel Sollevante, teatro di una sanguinolenta guerra tra clan. La vera novità è la possibilità di scelta concessa al giocatore che sin dalle primissime battute potrà influire sul corso della sceneggiatura, che potrà alla fine condurre a 7 finali differenti in base alle azioni intraprese. Splendido sulla carta, splendido nell'ambientazione, ma non eccezionale in termini di puro gameplay, anche per colpa di concetti non perfettamente implementati. E peccato anche per un sistema di combattimento non troppo appassionante. Il PC ebbe nel 2000 il suo personalissimo GoldenEye, chiamato No One Lives Forever, e caratterizzato da una protagonista femminile e sensuale che si aggirava in atmosfere glamour al ritmo di un umorismo spesso demenziale. Simpatico, gradevole graficamente, dalla giocabilità estremamente varia e creativa, al punto che un passaggio alle console proprio non glielo si poteva negare. Nella conversione per PlayStation 2 la fluidità non brilla, ma fortunatamente restano tutti i validissimi contenuti dell'edizione di 2 anni prima. Con un'unica mancanza, quella del salvataggio rapido che impedisce al giocatore di cautelarsi facilmente prima di una sezione impegnativa, aumentando drasticamente il senso di frustrazione. La godibilità dell'esperienza alla fine ne esce ridimensionata. Mentre sulla prima PlayStation vi erano stati buoni successi nel genere light gun, soprattutto grazie ad alcune conversioni di popolari coin-op, sulla seconda nata di casa Sony era avvertibile una virata dell'attenzione molto più verso altre tipologie di prodotto. Per coprire questa categoria lasciata un po' sguarnita dagli sviluppatori, la Empire realizza Endgame, che si rivela molto aderente alla tradizione Namco. L'obiettivo è soprattutto quello di fornire una buona scusa per spolverare la light gun, ma i 5 livelli dall'intenso sapore arcade scorrono via piacevolmente, anche se parecchio in fretta. Durante il gameplay, il reparto audiovisivo si difende senza strafare, mentre alcune cutscenes sono di una bruttezza quasi sorprendente, a testimonianza di un budget di sviluppo abbastanza modesto.
Non esistono forse mezzi più idonei dei Monster Truck per descrivere lo stereotipo dello spirito americano, grosso, spettacolare e rumoroso. Diverse sono state le trasmissioni televisive che hanno celebrato questi super pick-up e la Ubisoft si è aggiudicata i diritti di quella più popolare per pubblicare Monster Jam Maximum Destruction, titolo esplicito di sicuro, nel quale, per vincere le corse, potremo devastare un po' tutto quel che ci pare, affidandoci a dei Monster Truck reali e resi famosi dall'omonimo TV show. Peccato che il titolo sia stato colpito dalla ben nota maledizione dei tie-in e che i soldi siano stati sfruttati più per l'acquisizione della licenza che per altro, con una grafica buona solo per i mezzi e scevra nei fondali, accompagnata da una giocabilità che sostiene il divertimento solamente nelle prime battute. Il genere fantasy si è talmente ampliato negli anni da arrivare al punto di formare delle correnti molto articolate e ricche di estimatori, come quella dello steampunk. Tratta di ambientazioni costruite in società che vivono il paradosso di una tecnologia capace di marchingegni straordinari, ma costruiti da componenti tradizionali se non addirittura obsolete. A questo filone appartiene Skygunner dello sconosciuto team Pixel Arts, nel quale potremo prendere il controllo di tre diversi protagonisti, ognuno con missioni specifiche da affrontare. Nonostante alcuni livelli siano inevitabilmente simili tra loro, la giocabilità è elevata e Skygunner si fa molto apprezzare da chi è in cerca di titoli originali, anche se la grafica alterna un validissimo design artistico a qualche limite tecnico. Nato alla fine degli anni 60, il cartone animato di Scooby-Doo ha passato orgogliosamente la prova del tempo, accogliendo ancora oggi di tanto in tanto nuovi episodi, e non poteva che trovare uguale fertilità nell'ambito videoludico. Il primo titolo adesso dedicato per la console di nuova generazione è Scooby-Doo Night of 100 Frights, della THQ. In cabina di regia il team Heavy Iron, un vero specialista dei tie-in da cartone animato, e capace di divenire un punto di riferimento persino per la Walt Disney. L'attitudine a realizzare buone trasposizioni traspare anche in questo prodotto, carino graficamente e vocalizzato persino da alcuni membri dei doppiatori originali. Il genere di appartenenza è quello dei platform 2D, ovviamente poligonale, e pur non vantando preziosismi di game design, scorre gradevolmente dall'inizio alla fine. La Golden Age degli sport estremi continua a trovare nuove uscite anche sulla PlayStation 2 e l'attenzione degli utenti su questi prodotti era tale da convincere già da qualche tempo l'Electronic Arts a creare una divisione interna dell'azienda chiamata Big. A dire il vero, poco longeva, che questo mese propone Freakstyle del team Page 44. Le protagoniste sono le moto da cross, lanciate come sempre su circuiti di massima spettacolarità al ritmo di band note e meno note del panorama musicale americano. La formula è consolidata fin troppo e mentre alcune testate continuano ad evidenziarne i pregi, altre cominciano a lamentare la sensazione di déjà vu e la monotonia nascosta dal rumore e dalla velocità. Ciò nonostante, della sua categoria, Freakstyle è un ottimo esponente. A guardare i debutti dei ragazzi della Reflection, con un certo Shadow of the Beast in primis, difficilmente si sarebbe potuto pensare per loro un futuro da esperti di giochi di corse. Da Destruction Derby in avanti, nel team britannico hanno cercato di proporre una competizione finalizzata alla spettacolarità, e questo Stuntman per PlayStation 2 è uno dei loro esperimenti più audaci. Come è facile intuire dal nome, saremo al servizio di registi cinematografici, bisognosi di qualche pilota spericolato per realizzare sequenze rischiosissime. Abbondano le belle idee e le ambientazioni più disparate, ma giocare a Stuntman è davvero un'impresa, e non solo per qualche difettuccio tecnico. Il livello di difficoltà, infatti, è drammaticamente tarato verso l'alto, e solamente gli utenti più abili potranno godersi davvero le missioni, mentre tutti gli altri potrebbero rimanere spaventati sin dalle prime battute. Around the roadblock and through the fence. Through the trees.
Smash through the fence. Sin dalla prima generazione di console Sega, un generoso serbatoio di videogames è stato la sala giochi, luogo in cui le migliori invenzioni della celebre compagnia nipponica prendevano forma per la prima volta. Una tradizione che si è perpetrata di ciclo in ciclo fino alla sfortunata Dreamcast, dopo la cui fine si è aperta una corsa delle altre protagoniste del mercato nell'aggiudicarsi conversioni esclusive per la propria piattaforma. Vampire Knights l'è preso la PS2 e poteva essere un palliativo interessante per gli amanti di House of the Dead, del quale sembra un fratellastro. Il tema è vampiresco, ma è ancora un light gun game, mese positivo per il genere, e nonostante i fasti del collega rimangano lontani, si può sicuramente parlare di un gioco divertente. Il film di Lilo e Stitch si è goduto un successo planetario al botteghino, anche se non all'altezza dei migliori film Disney secondo la critica, ma di materiale ce n'era abbastanza per alimentare qualche tie-in videoludico. Disney Stitch Experimental 626 è un prequel che si ferma proprio nell'esatto momento dell'inizio della pellicola e racconta le gesta del mostriciattolo al centro della produzione. Il team in cabina di regia è quello dei qualitativamente discontinui High Voltage Software, che in questa occasione raggiungono faticosamente la soglia della sufficienza. L'ordinarietà audiovisiva del titolo certo non aiuta e forse qualche spunto creativo in più si poteva archiviare senza tanta fatica, ma qualche perplessità concerne anche la giocabilità, a causa della frenesia generale che manca di appassionare soprattutto nelle prime battute. Tra l'altro non sembra neppure un gameplay molto calzante ai giovanissimi. La Rage Software era attiva dal 1992, ma conobbe una certa popolarità con l'arrivo delle schede 3D accelerate per PC, per le quali proponeva titoli di forte impronta arcade muniti di un reparto tecnico stracolmo di effetti speciali. Peccato che la formula abbia perso progressivamente appeal con l'assuefazione alla bella grafica, anche perché il team britannico faticava a sorprendere ancora. GTC Africa rappresenta bene le difficoltà dell'azienda, sull'orlo del fallimento, ed offre un po' di corse a tema desertico, realistico, senza vezzi simulativi. L'essenzialità della struttura non regge il confronto con illustri rivali, e neppure il solitamente valido engine 3D della Rage sembra adattarsi bene ai chip della PS2. Il risultato finale è un racing game tristemente nella media, che si perde nel sovraffollamento della categoria. Guadagna una pubblicazione finalmente in tutto il mondo una delle potenziali killer application dell'universo PlayStation, Wipeout Fusion. I primi tre episodi della saga meritarono la straordinaria popolarità raggiunta sulla prima console Sony e c'era una legittima curiosità di scoprire cosa sarebbe stato capace di fare lo studio Liverpool, ex Psygnosis, con la potenza delle Motion Engine, dimenticando il recente riarrangiamento aziendale susseguente all'incorporamento in Sony. Nonostante il nuovo arrivato sia sostanzialmente senza difetti, il pubblico rimane meno colpito che in passato e il micidiale mix tecnico-stilistico pare considerevolmente ridimensionato. Alcuni criticano Wipeout Fusion per aver rischiato troppo poco, ed in effetti l'unica introduzione rilevante è la possibilità di potenziare il proprio mezzo corsa dopo corsa. Altri preferiscono vedere il bicchiere mezzo pieno, elogiando la godibilità dei tracciati e la buona intelligenza artificiale. Deludente sotto il profilo delle vendite, rimane con tutta probabilità l'uscita meno amata della saga. La puntata della macchina del tempo finisce qui e con essa la panoramica del giugno del 2002. Se questi filmati hanno risvegliato in voi alcuni ricordi, condivideteli su questa pagina oppure postate le vostre impressioni sul mercato dell'epoca, sulle vostre aspettative o sui giochi che avete provato. Nel frattempo vi saluto e vi rimando alla puntata per il giugno del 1992, quella dedicata ai 16-bit e alle altre console, che arriverà tuttavia dopo una piccola pausa. A presto allora!